Amici di pianoconcerto.it e del nostro canale YouTube, eccoci qui di nuovo in questa puntata di How To, in cui andremo ad analizzare i controlli di editing addizionali. In un'altra puntata di How To, alla quale potrete accedere cliccando il link che è comparso adesso in basso qui nel video, avevamo analizzato i controlli di zoom e i controlli di editing, che sono questi qui. Appena sotto i controlli di editing, in questa altra porzione, in questa seconda riga, sono presenti gli strumenti di editing addizionali. Andiamo a vederli in questa lezione uno per uno. Dunque, il primo, come vedete, è lo zoom toggle. Selezionando una traccia, ad esempio questa, possiamo switchare tra la modalità minimale e l'ultima visualizzazione utilizzata. Vedete, cliccandolo viene attivata la modalità minimale, mentre deselezionandolo ritorniamo all'ultima modalità utilizzata. E selezionando più tracce dalla finestra Tracks, le modifiche vengono effettuate su tutte le tracce selezionate. Quindi immaginatevi, ad esempio, se avete 30 tracce e volete selezionarne solo 5-6 da ridurre per avere una migliore visione delle altre tracce, potete fare tutto molto velocemente tramite l'utilizzo dello zoom toggle. Benissimo, torniamo nella nostra visualizzazione normale e andiamo ad analizzare il secondo di questi strumenti, che è il tab to transient. Dunque, quando questo pulsante è disattivato, posizionandoci prima dell'inizio di una regione audio, per farlo la sposto un momento, quindi con la playhead ci mettiamo qui, premendo il tasto tab, vedete, quindi il tasto tab sulla tastiera, che è quello sopra il blocco maiuscole, e la playhead si muoverà all'inizio della regione audio o MIDI. Premendo nuovamente il pulsante tab sulla tastiera, la playhead si posiziona alla fine della regione audio. Immaginate quindi che è molto comodo utilizzare il tasto tab per muoverci in una sessione, ad esempio, dove abbiamo diverse regioni su una traccia. Quindi è agevole muoversi di regione in regione. Selezionando però questo tool, vediamo che premendo una volta il tasto tab sulla tastiera, questo prima ci posiziona all'inizio della nostra regione, ma premendo nuovamente il tasto tab, vedete, la playhead viene posizionata sul primo transiente. Quindi, vedete, premendo nuovamente reiterate volte il tasto tab, tutte le volte ci posizioniamo su un nuovo transiente di attacco. Andiamo avanti con la terza funzione, che è il Mirrored MIDI Editing. Lo vedete? Questo strumento, selezionandolo, ci permette di editare insieme tutte le regioni MIDI aventi lo stesso nome. Questo significa che se abbiamo una regione MIDI che viene utilizzata più volte all'interno della nostra sessione e volessimo ad esempio modificare dei parametri per tutte le sue ripetizioni, dovremmo semplicemente attivare questo pulsante ed eseguire le modifiche solo su una di esse per trovarle poi in tutte le sue repliche all'interno della sessione. Questo quarto pulsante è l'Automation Follows Edit e ci permette di mantenere le automazioni presenti su una regione audio nel caso in cui andassimo ad editarla. Per fare un esempio, possiamo selezionare una porzione di regione sulla quale sono presenti delle automazioni e con questo tool selezionato copiarla e incollarla in un'altra posizione della nostra sessione, copiando anche le automazioni. Facciamo proprio un esempio pratico. Apriamo la nostra finestra delle automazioni, andiamo a scriverci ad esempio con random, andiamo a scriverci delle automazioni per questa parte di brano. Ascoltiamo. Ok, se adesso noi copiassimo una parte di questa regione audio con questo tool disattivato, ad esempio incollandola qui, vedete che le automazioni non hanno preso parte. Se invece selezioniamo
il pulsante Automation Follow Setting, copiando una parte di regione e incollandola in un'altra parte della sessione, vedete che vengono copiate anche le automazioni. Ovviamente adesso abbiamo copiato solo l'automazione di volume, avremmo potuto fare anche altre tipologie di automazioni, mute, pan, quindi qualsiasi automazione può essere copiata semplicemente selezionando il pulsante Automation Follows Edit. Annulliamo le modifiche, riposizioniamoci all'inizio della nostra sessione, disattiviamo nuovamente l'Automation Follows Edit e andiamo a vedere questo quinto pulsante, che è il Link Timeline and Edit Selection. Di default la timeline e le selezioni di editing sono linkate tra loro, quindi questo pulsante è già acceso di default. Quindi che cosa significa questo? Che selezionando una porzione di regione audio all'interno della timeline verranno impostati anche i marker di start e di stop. Vedete? Ovvero il marker di start e di stop viene impostato coerentemente con l'inizio e la fine della selezione che abbiamo fatto. Se noi disattiviamo questo pulsante e effettuiamo un'altra selezione, vediamo che questa volta la selezione non va a cambiare i marker di start e di stop all'interno della timeline. Vediamo ancora il pulsante Link Track and Edit Selection. Effettuando una selezione con questo pulsante attivato, viene selezionata anche la traccia che contiene la regione. Deselezionando questo pulsante, resterà, vedete, attiva l'ultima traccia che abbiamo selezionato. Per ultimo vediamo il pulsante Insertion Follows Playback. Ogni volta che mandiamo in riproduzione la nostra sessione con questo pulsante disattivato, avete visto che dando avvio alla riproduzione e premendo il pulsante di stop, questa riposizionava la playhead sul marker di start. Vedete la playhead riposizionata nuovamente sul marker di start. Se noi invece selezioniamo questo pulsante, facciamo partire la riproduzione e premiamo stop, vediamo che cosa succede. Vedete, il marker di start si riposiziona nel punto in cui diamo il comando di stop. Bene, anche per questa puntata è stato detto tutto. Se vi è piaciuto questo video vi invitiamo a condividerlo su YouTube, su Facebook, su Google+, e negli altri social network di vostro gradimento. Questa è un'operazione che a voi non costa niente, ma che a noi ci ripaga per il lavoro che abbiamo svolto. E prima di lasciarci vi ricordo come sempre che per qualsiasi domanda potrete collegarvi al nostro sito internet all'indirizzo www.pianoconcerto.it ed iscrivervi al nostro forum di discussione cliccando sul pulsante forum, ovviamente. Vi ringrazio di nuovo per l'attenzione e vi rimando alla prossima puntata di How To.